Marco Chiarelli inizia questa attesissima finale playoff con la prima gara, si gioca a Civitavecchia contro il Milano Metanopoli, avete il vantaggio di queste due partite in casa rispetto alla gara che giocherete in trasferta, quindi c'è da sfruttare questa cosa. È già un ottimo risultato quello che abbiamo raggiunto e non molliamo, siamo alla fine di un percorso per quanto mi riguarda bellissimo, sono rientrato dopo 5 anni e non mi aspettavo di rivivere queste partite e questo clima, questo gruppo. E siamo carichissimi e non vediamo l'ora di proseguire questa scia positiva. Sarà determinante il fattore Pallacalli, perché se vincete le partite in casa sareste promossi in serie A2, poi anche per il fatto che sicuramente queste partite a calore pubblico c'è sempre, mentre invece a Milano non sarà così, anche perché la piscina Cozzi potrà ospitare al massimo 100 spettatori, quindi al di là dell'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, anche quello emozionale avrà la sua valenza. Sicuramente avrà la sua valenza, sabato giochiamo qui, mercoledì fuori casa, non nego che se la chiudiamo in 2 partite, quindi chiuderemo su a Milano, è meglio, anche se non c'è il fattore casa, ma poi avremo eventualmente una terza partita qua in casa, che il Pallacalli, come sapete, insomma, a livello anche di pubblico e di tifo ci dà, è un'arma in più, e ne è stata la riprova lo scorso fine settimana con un incredibile tifo per noi. Sarà fondamentale anche l'aspetto Civitavecchiesità, di cui si parla spesso anche in altri ambiti, perché voi siete praticamente tutti di Civitavecchia, invece nel Milano Metanopoli quasi tutti sono di fuori, chi è siciliano, chi è campano, chi ha giocato a Como, per cui sono un pochino una realtà che incastra varie situazioni, quindi vorrei raccontare anche questo aspetto secondo te in questa gara 1. Sicuramente è fondamentale anche questo, però è contro, nel senso che squadre del genere portano insieme esperienze di pallanuoto magari del nord, del centro e del sud. Noi siamo tutti qua di casa, abbiamo una scuola che è quella, penso che sia il nostro punto forte, cominciare con la grinta giusta, con un gruppo che si è sempre conosciuto sin da quando siamo piccoli, come dicevo prima ho ritrovato persone che prima erano under 18, adesso ci gioco in squadra, e penso sia proprio quello il bello di giocare con persone che prima ti guardavano e adesso invece ti passano la palla.